vero bomber prima di sfondarsi a cena si fa anche il bianchino, capito? Il vero Cioè, tu bomber. pensavi che veniva Emma e Arianna? E tu cosa stai Mettete un facendo? altro dopo, per favore. Grazie. Sì, sicuro. Una di giorno in moto, non Siete sai. senza vergogna, proprio. Vi dovete distruggere adesso la cena e quello che bevete. Sai che non capivo? Perché mi ha chiesto una birra. Mi ha detto, una vuoi un bicchiere o un bacio? E io ho chiesto il bacio, però con la bottiglia e basta. No, allora in realtà il succo di ananas non dovresti prenderlo con nessun farmaco, ma soprattutto con l'antistaminico, perché amplifica l'effetto dell'antistaminico, cioè lo rende anche fastidioso. Ti prude di stare. Infatti oggi mi prudeva le braccia. Vero o Perché questo è frutto dell'essere. Io non ho bevuto cioccolato, no? No, è una stronzata, sto non lo so, dicendo. Ah, non so, ma sai solo te sta guarda. Cosa, la birretta? Boh, adesso poi prendi il telefono e guarda se non è vero. Magari l'intolleranza al succo d'ananas. No, cioè, se tu prendi, compri l'antistaminico nel bugiardino, c'è proprio scritto durante l'utilizzo non bere succo d'ananas, mangiare ananas e bere succo d'ananas, perché potrebbe causare, amplificare l'effetto e dà fastidio. Oh, abbiamo trovato uno che sa delle chicche più di questo qua. Adesso ti mando il link Un altro, mica più di 9 inutili. Va bene, tanto il succo d'ananas lo bevo solo per quando sto con voi. Ah, comunque è vero, Gol non è una zone. cagata. Cioè, ma aspettarmi no, non sono neanche a tavola, so io. Parti male però, eh. Se parti con i 60 anni. Beh, comunque la figa invecchiata non è che è proprio male male. Barric. Vabbè, cinci che ci sei. Leggermente più. Devi dirmi più o meno l'orario. Quindi la carne macinata condita. Tarsoglio, un po' di maiale, sei contento? Mi ha mandato dopo 387 ma anche dopo la sciura è stata bella. Il connago rientrando mi ha fatto fare un bel dritto. Lui va dritto? Sì, c'ho la tendenza. Tu scendi a fondo per una birra. Io lo farei, solo che poi so già che dopo me ne pento. No, io se no di cui effettivamente ho occhi ciechi stasera. Sapete già come va a finire, voi che ci seguite, voi seguaci, sapete già come va a finire. Guarda che tu per saltare devi andare molto forte perché sei grasso. Nel suo caso è più le ultime tre lettere. Il bambino era pieno di merda. Il bambino era pieno. Vivo. Posso la sua finestrone? Questa no! Ah, Ivo! Ivo, non lo so però cosa sta guardando. Un bilancio. Ma c'è questo bilancio! È la mattina del terzo giorno. Il cielo è nuvoloso. Ma le previsioni in alcuni punti della Sardegna danno freddo e pioggia. L'indecisione è portarsi dietro l'antipioggia e trasportare peso in più o non portarsi dietro l'antipioggia e confidare nelle sensazioni. In effetti il cielo sopra Fondi sembra molto soleggiato. Sono quindi molto indeciso, molto molto indeciso. Non so veramente che fare, però potrei riservare un po' di spazio nella borsa e portarlo comunque. Grazie perché sono le ore 9 e 20 e stiamo già partendo in ritardo, questa cosa non mi piace. Buongiorno, giorno 3, domenica, ore 9:26. Credo che noi ci sia in ritardo di qualche minuto, decina di minuti sulla tabella di marcia perché ho fatto tardi io. Mi sono menato via cagando, però non si può dire. Mi scappava da cacare e ho fatto una cacata dell'ultimo minuto. Ragazzi, capita. Proseguiremo sulla 128 in direzione Laconi
e poi staccheremo su strade un po' più dritte oggi perché dobbiamo andare molto lontano. Ieri purtroppo non sono riuscito a registrare perché mi sono dimenticato la scheda SD a casa e quindi ero convinto ce l'avessi su, ho parlato un sacco da solo ma nessuno ascolterà mai quelle perle e suga. Che posti la Sardegna, raga. Ma cosa cazzo stanno facendo questi due coglioni? Andiamocene via, mi avete rotto il cazzo. Miseria, 41 gradi di piegona. Stavate per appiccicare le Audi, eh? Ma che cazzo dici? Ho visto benissimo, stava frenando, ero tutto a destra. Ho visto te e lui che stava andando in culo alle Audi. Io stavo andando in culo a lui, non alle Audi. Sì, vabbè, facevo un mischione. Diciamo che li vado a prendere. Micchio! Questo è il mio vito completo! Questo è un ma... Questo è un ma... Questo è un matto completo! Questo è... Mi ha superato 200 all'ora, questo è un matto! Guardate, mi seguo io, non è come lo Stelvio e ci ha superato! Mamma! Sei stato dietro per un po', poi sono rotti i coglioni, cioè, ma che gente strana, che gente strana, e ci avevano anche dei fermoni, io vado piano.
Grandissimo, grazie, bellissimo. Ciao grazie, buon giro. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ce l'hai una monetina? Sì. Sì. Ce l'ho io moneta. No, no, guarda, c'ho, è piccolina, no, non voglio niente. Cavoli, non ce l'ho, aspetta, ce l'avevo in tasca. Aspetta, eh. No, no, ma è... Vedi? Eh? Vedi? Sì. Mi spiace. No, c'ho solo 100 franchi. Questo, questo sono 90 euro. Sì. Sono quelle nuove queste qua. 100 franchi. Un po'. Sì. Eh? Massimo. Ok, ciao. 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 Una pasettina per bere un bobino, un po' d'acqua, un rinfrescarsi un attimo, fare una pisciata, queste cose qui no, eh.